assolutamente ricrederci. L'anno scorso tutti hai chiesto quante condizioni vuoi migliorare, adesso non te lo possiamo dire. Certo, ci basterebbe fare come l'anno scorso. Senza pretese, esatto. Finora sorride, anche se veramente non per lamentarci abbiamo qualche difficoltà a girare i tornanti, soprattutto sia quelli di Limina che quelli di Alì. Infatti nella prova di Caselvecchia andiamo veramente bene, facciamo benissimo, soffriamo un po' nelle altre due, ma tutto sommato, chiudendo così per noi va bene. Come ti sei trovato quest'anno nelle prove speciali che già conosci? Va bene, bene, molto bene, perché ormai le conosco meglio, giustamente conosco un po' meglio la macchina e quindi penso vado più in sicurezza, ecco. Come intenderai affrontare le ultime tre prove speciali? Non volevo dire la parola a morire perché non è giusto, però le affronterò certamente per non stiamo facendo qualche regolazione alla macchina, almeno per rimanere a 10 secondi. Al massimo, guarda, preferirei anche perdere 8 secondi, 9, rimanere insomma un secondo avanti. L'importante è a questo punto veramente vincere. Un'esperienza meravigliosa, è la prima volta e finora mi sto trovando bene, tutto a posto. Come si sta comportando Peppe, visto dal sedile di destra? No, benissimo, numero uno veramente, numero uno. Mm-hmm.
io ho detto, l'anno scorso mi hai chiesto, l'anno prima ho fatto terzo e mi hai chiesto che cosa pensi di fare quest'anno, che sto migliorando di posizione. Adesso quest'anno non potevo migliorare, potevo fare la zero, e quindi sarà magari per un altro anno, non lo farò, faccio la zero. Penso che l'anno prossimo tornerai e tornerai per fare una tripletta. Anche se dovessi fare solo questo altro, continuerò a fare.